Una prova di carattere, quella del notaresco, che ferma una delle cinque prime della classe, il Fossombrone, a domicilio, costringendolo all'1-1. La squadra di Evangelisti ha sofferto, in particolare dopo il vantaggio conquistato con l'Eurogol di Braccia, ma nel finale ha gestito bene il risultato andando vicino al nuovo vantaggio. Per il Fossombrone l'1-1 non accontenta, ma il punto non va affatto buttato. Marchigiani offensivi con Chiere Mateng più Satalino e Casolla. Il notaresco rinuncia al doppio centravanti. C'è Persano, mentre Sal parte dalla panchina. Dopo una prima chance per il notaresco, il Fossombrone protesta al dodicesimo. Chiere Mateng prova a passare tra Quacquarelli e Ferri e va giù. Per il direttore di gara non c'è fallo. Svolta al ventitresimo, Procacci vede l'affondo di Amerighi e lo serve. L'Oliva in uscita è provvidenziale, evita il vantaggio forse impronese e di fatto propizia quello notareschino, perché sul ribaltamento di fronte Arrigoni e Braccia impostano la ripartenza e lo stesso Braccia, bravo ad accompagnare l'azione e a farsi trovare pronto per la staffilata dal limite, che finisce sotto il 7. Fossombrone 0, notaresco 1, che gol per Mattia Braccia. Il Fossombrone alza i ritmi e l'intensità e reagisce al 38esimo traversone di Satalino per Amerighi, la cui conclusione è respinta. Sulla palla si avventa Casolla, ma l'Oliva è ancora bravissimo e nega il gol ai padroni di casa. L'Oliva gioca la miglior partita in maglia notaresco e si ripete al 42esimo, sempre su Casolla che si avvita in corna d'azione d'angolo. Medesimo cliché nella ripresa, al terzo è Bucchi a tentare la conclusione del limite, ma l'Oliva è ancora attentissimo. Dopo il quarto d'ora arriva il pareggio del Fossombrone, contrasto aereo Amerighi Quacquarelli, quest'ultimo resta giù, il gioco prosegue e la palla torna ad Amerighi, il quale mette al centro Casolla, sbuca in area piccola e insacca la rete del pareggio. Inerzia per il Fossombrone, ma il notaresco non trema e anzi va vicino all'1-2. Dopo la mezz'ora sono i cambi a dare qualcosa in più ad Evangelisti, assolo di Di Pasquale, destro che lambisce l'incrocio dei pali, poi velenoso tiro dalla distanza di Forcini che costringe la difficile respinta Bianchini. L'ultimo brivido è il destro in corsa di Torri, ma il risultato non cambia. Al Bonci il finale è di 1-1, che rallenta la corsa del Fossombrone e fa bene al morale del notaresco.